buonasera e benvenuti al Palamacchia di Livorno, nona giornata, campionato di Serie B, girone A, Lega Nazionale, Pallacanestro. Di fronte a quest'oggi i padroni di casa della CFG Livorno contro Jesse Valzese, formazione piemontese che vede appunto che ha appunto 8 punti in classifica, in più, 2 in più rispetto alla CFG Livorno, quindi 8 punti per Valzese, 6 per la CFG. CFG però reduce da un importantissimo successo in quel di Trecate, segnando addirittura oltre 90 punti, grazie all'apporto del nuovo arrivato, il numero 6, Andrea Giampaolo, il giocatore che si è presentato subito con 31 punti, una prestazione davvero anche inaspettata per certi versi. Chiaramente non è mai semplice inserirsi dopo 2-3 allenamenti subito in pianta stabile con questo impatto, quindi vediamo se quest'oggi si saprà ripetersi. Chiaramente ci sarà bisogno anche di tutti gli altri giocatori, magari da un ritrovato Giorgio Artioli, che piano piano avrà magari sempre più minuti. Per Valzese, che viene da un successo larghissimo contro Bottegone in casa, Valzese che era partita malissimo in questo campionato con 3 sconfitte nei primi 3 incontri, poi invece 4 vittorie nelle ultime 5 partite, quindi formazione sicuramente in salute e in forma. Formazione che tra l'altro vede dalla sua fila Walter Santarossa, che è ormai un veteranissimo classe 1978, che ha vissuto l'epoca d'oro della pallacanestro livornese recente, possiamo dire così, quindi a cavallo appunto tra fine anni 90 e inizio anni 2000, protagonista della promozione in Serie A e poi insomma di alcuni campionati di ottimo livello. Lascio adesso la parola a Edoardo Tamaglio per la presentazione dei due quintetti. Buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati al Palamacchia per Livorno. Con il numero 6, il neo acquisto della CFG Giampaoli, poi Giorgio Artioli che salta adesso sulla palla 2 con il numero 16, poi Niccolò Ravazzani, il numero 17, il totem della CFG, Marco Perin con il numero 4 e completa il quintetto Leonardo Mariani, che qui in difesa costringe all'errore Valzesia. Capitano Leonardo Mariani, anche lui atteso a una buona performance, sicuramente sarà importantissimo il contributo soprattutto difensivo di Leonardo. Dall'altra parte, con il numero 4 Quartuccio, con il numero 3 Giacomelli, con il numero 5 Tomasini, con il numero 10 già citato ex Walter Santarossa e con il numero 16 il centro titolare della Jesse Valzesia, Zucca. Primo possesso per Livorno, bella iniziativa di Leonardo Mariani, viene però stoppato da Santarossa, c'era forse un contatto, aumenta questo anche Focci 15, qui Tomasini, sicuramente un giocatore con maggior talento offensivo per Valzesia, un giocatore molto interessante, passa 1993 che va ad appoggiare i primi 2 punti della partita, un giocatore che viaggia oltre 11 punti di media. Perin, con solito palleggio e resta il tiro, c'è l'errore, il rimbalzo di Santarossa che chiaramente con l'età si è spostato sempre più verso il ruolo di numero 4, qui commette una banale frazione di passi per giocatore della sua esperienza. Palla persa per Valzesia. Valzesia che è una formazione, quest'oggi diciamo, studiando un attimo le statistiche, ho visto che rispetto magari a Livorno non ha giocatori che segnano tantissimo, mentre c'è un fallo in attacco di Giorgio Artioli su un blocco irregolare, ha soltanto un giocatore appunto Tomasini che va in doppia cifra, e però ha un ottimo apporto anche dalla panchina con molti giocatori che sanno rendersi utili, formazione molto giovane e magari a differenza di Livorno che punta molto su ovviamente prima su Lucarelli, adesso su Perin, Ravazzani e Giampaoli che devono dare punti. Qui bello aiuto al lato debole di Artioli e recupero, prova a spingere in transizione Livorno, ancora Perin, spazio per lui, poi decide di affidarsi a Leonardo Mariani, prova a Ravazzani, uscire a canestro, poi pick and roll tra Perin e Artioli, bella penetrazione, questo è il marchio di fabbrica di Marco Perin che va ad appoggiare e appunto a pareggiare il conto sul 2 pari
Tuccio, quarta palla per Valsesia. Tomasini ancora molto cercato, vedete, dai compagni. Zucca che ha anche tiro da tre punti. Canestro avversario, prima tripla della partita. Dario Zucca, giocatore molto interessante, classe 1996, tutte le giovanili della Reier Venezia. Giampaoli, primo tiro della sua partita, è corto decisamente, alto rimbalzo per Santa Rossa. Per Fumelli prova a spingere in transizione, bello questo scarico per Zucca, vedete che sa correre molto bene in campo. Carica poi i compagni, 7-2, partenza difficile per Livorno. Partenza difficile per Livorno, ma partenza molto positiva per Valsesia. E Zucca, come hai detto te, mi sembra la grande spina nel fianco al momento per la difesa livornese. Sembra chiaro che Ravazzani abbia delle difficoltà proprio ad accoppiarsi con lui, prima sul perimetro con la bomba da tre punti, adesso in transizione. Livorno, vediamo se riesce ad entrare in ritmo con le sue bocche da fuoco. Due tiri per Perina, uno per Giampaoli. Non ci si aspetta un gioco forse con più movimento. Qui Giampaoli va a forzare, secondo me, un'altra penetrazione, altro errore e altro rimbalzo di Santa Rossa. Perin, la penetrazione di Perin, scusate, cambia poco, ma intanto però ancora l'inflazione di passi per Mazzello, che sta regalando qualche palla persa di troppo. Non sarà contento coach Panza. Credo che Livorno debba adesso avere un approccio sicuramente migliore rispetto alle altre partite, perché davanti al pubblico di casa ha bisogno necessariamente di trovare fiducia da subito. Sì, Livorno invece ci ha abituato spesso a partenze ad Hamilton, qui c'è stazione di doppio palleggio, addirittura funzionata a Ravazzani. Francamente da qui si capisce vedere, perché avevamo anche il difensore che ballava la visuale. Altre palle perse, molte palle perse, questo avvio da una parte e dall'altra. Un po' più spettacolo fino a questo momento. Ora Tomasini cerca Santa Rossa, spalla canestro, buona difesa ancora di Giorgioli, che comunque ha proprio nella difesa, nell'intuito, nella posizione, una delle sue doti migliori sicuramente. Si aspetta qualcosa in più dal punto di vista offensivo, veramente non è facile trovare il ritmo dopo brutto infortunio alla passata stagione. Tomasini ancora penetrazione insistita, sbaglia, poi molta che si dà rimasto, vedete, già pezzi colpi proibiti sotto canestro. Qui Perin prova a spingere in transizione, alla per la Mariani che tira da tre punti un mattone dopo la finta. Giacomelli va fino in fondo, tentativo di scopata di Renato Mariani, per poco non riesce nell'impresa, va a realizzare due punti, altri due punti in contropiede per Valsesia, situazione che ama correre. Il fallo body check troppo violento da parte di Tomasini, che esce adesso per lasciare il posto al numero 24 Paulin, Francesco Paulin, che in pochi minuti è comunque il secondo migliore realizzatore di Valsesia, anche lui proveniente dal vivaio della Reier Venezia. Questo però è il secondo anno a Valsesia per lui. Che roll tra Mariani e Ravazzani, scappa fuori poi per Green, si cerca ancora il pivot livornese che ha sportellato e con Zucca stanno già volando colpi non diciamo leggeri, sì, con Zucca. Comunque qui era visto soccombere nel duello con il numero 17. Ancora buona aggressività di Livorno sulla palla. Portuccio che non con Zucca, questo è un blocco chiaramente regolare, chiaramente regolare. Qui Zucca dimostra un po' di becca, un po' di inesperienza, errori di gioventù, che qui aveva già magari gli occhi degli arbitri su di sé, ha commesso un blocco evidentemente irregolare. Sì, Livorno, stavo pensando che forse può essere suggerito a Livorno abbassare il ritmo e cercare di giocare, mentre qui Giampaoli va a segnare i primi due punti casalinghi della sua carriera lavronica. Dicevo, forse conviene abbassare il ritmo e cercare di giocare più a difesa schierata e impedire così a Valsesia di invece correre. Qui Santa Rossa in and out, grande attenzione al rimbalzo per Ravazzani e compagni. Transizione, spinge Renato Mariani, va a realizzare
uno dei suoi classici, direi, corso corso, il giocatore che ama partire dal palleggio e arrivare fino in fondo grazie veramente all'ottimo atletismo che ha appunto a sua disposizione. Balzaglia che intanto ha già esaurito il bonus, quindi quasi metà quarto per Livorno per poter sfruttare questa situazione qui. Sfrutta invece per il Berno, batte Zaltarossa, va a realizzare più di 2 punti per lui, 11-8 ancora vantaggio esterno. Anche adesso questo qui Perin aveva spezzato benissimo il raddoppio, però poi si è scontrato con Giorgio Artioli. Comunque Artioli va a sbagliare da 3 punti, dalla punta tira un po' fuori di ritmo, sì. Bello anticipo di Mariani, quello sta sporcando moltissimi possessi a Balzaglia. La penetrazione di Artioli poi trova uno scarico francamente troppo difficile. Comelli per Paolin che va, stavo per dire, realizzare, no? Ma subire il fatto di Perin, ci saranno due tiri liberi per Balzaglia. Balzaglia che prepara due cambi adesso, entrano il numero 11 Gatti e il numero 9 Edoardo Giovara, escono il numero 3 Giacomelli e Santarossa con il numero 10, quindi rinfresca dal punto di vista dell'età il quintetto coach Panza. Buona comunque l'aggressività difensiva di Livorno, che se non altro sta dedicando molta energia a questa, diciamo, parte del campo. Balzaglia però mi sembra stia rispondendo molto lucidamente a questa aggressività. Sì, è così. Livorno che sicuramente deve necessariamente fare meglio in difesa. Rimaniamo un secondo in collegamento per dire appunto che la differenza tra queste due squadre, pensavo ci fosse un time out, invece non è così. Comunque intanto è stato anche Lorenzo Bruno nella CFG per Giorgio Artioli, che alza il quintetto decisamente. Qua c'è la 15, anche Alessandro Mano, qui Giampaoli. Se i passi qui sono molto d'accordo per quello che ho visto, chiaramente gli arbitri sono più vicini all'azione, probabilmente hanno visto bene. Comunque c'è stato anche un altro cambio per Balzaglia, è entrato anche il numero 7 Mattia Dotti, playmaker di riserva. Ancora un altro recupero di Leonardo Mariani, che questa è la specialità della casa qui. Banchi va a recuperare un fallo proprio del nuovo entrato Dotti. Bella comunque l'aggressività di Livorno, è subito propensione ad andare in contropiede in transizione. Un'arma che sicuramente Livorno può e deve sfruttare, deve però sfruttare a punti per la CFG che sta avendo un po' di difficoltà, tanto 8 punti segnati fino adesso. Sbaglia il primo tiro libero Vanni, seconda a disposizione avversario non con qualche difficoltà. 3-9 vantaggio ancora per Balzaglia. Attenzione, già dimostrato di avere questo tiro. Bel movimento davvero qui del numero 16, che vedete è un ragazzo molto interessante. Va a subire il fallo, credo, di Alessandro Vanni, del numero 11. Due tiri liberi, il primo fallo chiaramente per Bacchi. Fuori come posso adesso anche per Leonardo Mariano. Niente, Marco Perin su quintetto. Qui Ravazzani si è lamentato con Banchi perché c'è stato un aiuto proprio del numero 11 non richiesto, forse non necessario. Ovviamente anche questi sono errori di inesperienza, errori di gioventù. Sono tra l'altro queste due formazioni insieme a Torino le più giovani del campionato e gareggiano tutte e tre per un premio di, diciamo, premio giovani si chiama, ovvero la squadra non retrocessa che avrà schierato il maggior numero in quantità di minuti di Under 23 in particolare vincerà un premio cospicuo in denaro, quindi sicuramente dettagli statistici interessanti che ambedue le formazioni tengono d'occhio. Tanto ci sono due tiri liberi per Giampaoli, comunque molto aggressivo, mi sembra assolutamente
all'interno, diciamo, del contesto CFC Livorno? Tornando un attimo all'analisi tra le due squadre, la differenza, le differenze tra appunto queste due squadre che si affrontano oggi, perché guardando appunto le statistiche di Barzella dal punto di vista anche individuale non sono entusiasmanti, non sono per esempio migliori di quelle della CFG anche come medie di squadra. La cosa che fa la differenza sono i soli 64 punti subiti di media da parte di Valsesi, che quindi dimostra di aver avuto per ora tutte queste 8 partite una aggressività e un'organizzazione difensiva costante. Intanto Dotti va a realizzare il tiro ad altri punti, se ci riesci massimo vantaggio per Valsesi. Adesso Livorno deve reagire per chiudere comunque in contatto il primo pericolo di Giampaoli, scarico fuori per Banchi, poi restituisce il favore al numero 6 che sbaglia, strutturato anche qui in and out, poi c'è un fallo di Ravazzani piuttosto evitabile, cioè, ha già cominciato il palleggio Giacomelli, questo fallo un po' il Genus, il primo per il numero 17. Quindi la differenza principale è che Livorno invece ne ha concessi 77 di punti di media, e questo fa ovviamente tutta la differenza del mondo. Fuori intanto per la prima volta la partita Giampaolo, rientra Leonardo Mariani, adesso quindi Perin e Mariani con Banchi in cabina di regia. Pensazione di Dotti, buono scatto poi per Gatti, palleggio resta il tiro, cioè poi fa un rimbalzo, diciamo, scatto forse ancora a Banchi, se fosse bene, sì esatto, fa la Banchi e ovviamente si è ritrovato in una lotta lì pari al rimbalzo. C'è un cambio, uscirà ovviamente Banchi, ha già commesso il secondo fallo in pochissimi minuti, e entra per la prima volta nella partita anche Filippo Creati col numero 7, gemello del quel Marco Creati che abbiamo visto all'inizio stagione, che purtroppo ha sofferto un infortunio, soffre un infortunio al piede che lo terrà fuori almeno per altri 2 mesi. Qui doppio errore dalla lunetta e Livorno che controlla il rimbalzo con Ravazzani, e adesso ancora sotto di 6 lunghezze, vediamo se riuscirà ad accorciare, soprattutto vediamo come Ravazzani per adesso trovato poco, riuscirà anche adesso, intanto c'è un fallo, poi rimbalzo, fallo il numero 11 Gatti, buon lavoro di Lorenzo Bruno, dicevo, cercato forse un po' poco Ravazzani, che abbiamo visto che può mettere in difficoltà dal post basso i giovani rughi piemontesi, che questo caso sono stati sorpresi al rimbalzo d'attacco da Lorenzo Bruno, che andrà in lunetta con 2 fili liberi. Cambio adesso fuori Zucca, rientra Walter Zantarossa, passa quindi qui dentro Coach Panza. Non abbiamo ancora visto la zona a parte di Livorno per adesso, che spesso utilizza Coach Finish. Io credo che questa sia una partita in cui Finish, diciamo, stia cercando un equilibrio, se non definitivo, almeno per i prossimi 1-2 mesi. E forse la difesa uomo è quella che aggrega un pochino di più proprio a livello difensivo i suoi giocatori, però Valsesia mi sembra davvero una buona squadra e anche molto ben allenata. Dotti fuori per Paulin, scarico fuori per Gatti, tiro da 3 punti, mezzaglio, sono uscita anche non in ritardo direi, ragazzi. Bravo numero 11, tiro molto difficile, attenzione che più 8 per Valsesia, e qui c'è una palla quasi persa da Livorno, soltanto 8 secondi adesso sul fronte 24, Perin deve inventare, tiro da 3 punti dalla punta, c'è l'errore, manca un minuto alla fine del primo quarto, 19-11 vantaggio ospite, Livorno deve stare attento ovviamente a non far scappare Valsesia. Sta ecco portando fino a questo momento tanto la tripla di Paulin numero 24, che ha tiro da 3 punti 22-11, dicevo, Paulin è un giocatore che dalla panchina
produce sempre molto in pochi minuti di utilizzo. Tanto più 11 doppiata a Livorno adesso, inizio molto molto complicato per Coach Felice. Perino, iniziativa personale, poi prova un tiro francamente che non ho compreso, quindi poi scadono anche 24 secondi. Livorno i possessi offensivi non bene, direi. Bene, ma non benissimo. C'è molta, molta, secondo me, confusione in questo momento nel capire che tipo di approccio avere alla partita, e questo fa sì che si ritrovi con il pallone in mano a 8-10 secondi dalla fine dell'azione, quindi bisogna inventare, e inventare contro la difesa di Valzesia, come hai detto, non è una difesa sicuramente morbida, non è per niente facile. 6 secondi nel quarto, Paulin prova a inventarsi un tiro impossibile, c'è l'errore, Mariani prova poi la preghiera da oltre metà campo, non va, finisce così il primo quarto, 22-11 per Valzesia, e Livorno già in difficoltà. 22-11 vantaggio ospite per Valzesia contro la CFG Livorno qui al Palamacchia. CFG che, come spesso purtroppo gli capita, parte in difficoltà, parte un po' a rilento, soprattutto offensivamente, anche se anche dal punto di vista difensivo comunque 22 punti concessi non sono sicuramente pochi, ma come sempre deve partire dalla difesa, la rimonta, la riscossa livornese. Ancora in campo Filippo Creati, scambio con Marco Perin, si va a cercare Ramazzani tutto presto. Un mismatch contro Santa Rossa, bravo a sfruttarlo, bravo anche ad utilizzare la mano sinistra, tiro non banale sicuramente questo. A Livorno se riesce a trovare spinta dalla propria difesa, Santa Rossa con un tiro molto difficile sbaglia, prova a dare il balzo, c'è vincitore Ramazzani come spesso capita. Perin la penetrazione è la finta, poi bello scarico fuori per Filippo Creati che sbaglia, era un buon tiro, e come spesso capita quando il tiro viene costruito bene, cioè un'ottima posizione al ribasso d'attacco. Martioli, uno contro uno contro Gatti, tiro difficile, ma le mani sono molto educate quelle di Giorgio Artioli, c'è bisogno, come dicevamo prima, anche dei suoi punti, bisogna che ritrovi fiducia offensivamente. Intanto mini parziale di 4-0 per aprire il quarto per Livorno, buone fesse per Perin, peccato per Livorno, sbaglia il secondo personale, infatti subito ha chiamato in campo Giampaoli, secondo spesso abbastanza presto Marco Perin, che comunque aveva provato a dare segnale anche ai compagni di aggressività, poi ha cercato la palla, purtroppo ha commesso la seconda infrazione. E comunque Livorno sembra partita decisamente meglio, almeno come atteggiamento, ma attenzione, questa partita per adesso è nelle mani di Valzesia, quindi noi ci concentriamo molto sull'atteggiamento difensivo di Livorno, ovviamente, ma Valzesia è un cliente davvero difficile per Coach 15, perché è una squadra, come detto, in grado di segnare punti da più posizioni e con più giocatori, e soprattutto è una squadra che difensivamente è molto concreta, molto solida. E qui c'è una discussione fra Coach Quilici e l'arbitro, che lo ammonisce ovviamente, e ci sono anche due tiri liberi per il numero 9 Giovara. Numero 9 Edoardo Giovara, non niente da Casale Monferrato, un altro giocatore piemontese. Sbaglia il secondo, va a ripartire da Ramazzani, questo è un trend su cui sta lavorando Livorno, deve continuare a utilizzarlo, sta dando discreti frutti, l'unica cosa che sta funzionando in questo momento per l'attacco livornese, poco contributo dalle guardie per adesso, dagli esterni. Giampaoli, bellissima palla per Ramazzani, grande, grande assist, questo non look per il numero 17, bravo a muoversi dietro la difesa di Valzesia, pare davvero bella questa situazione
parte tandem livornese, Giovara, iniziativa, cerco fuori per Dotti, ora il numero 9, prova un servizio destro abbastanza complicato. Bene, rimbalzo per la linea Lavazzani, buon momento adesso per il Livorno, sicuramente partita meglio in questo secondo quarto. Cappalli con un palleggio adesso e tiro, si lamenta, chiedeva un fallo, il fallo lo va invece a commettere per fermare il contropiede. Tentativo forse un po' forzato di Vicenza con le Giampalli. Però chiaramente sta cercando di trovare il ritmo e avete visto il talento non manca, però certo Livorno ha bisogno anche dei suoi punti e lui ha bisogno di trovare fiducia in questo campo, quello che sarà il suo campo fino al termine, almeno fino al termine della stagione. Bene anche l'apporto di Filippo Creato, soprattutto difensivamente, mi sembra molto coinvolto. Un po' lì, un gioco di prestigio, bravo davvero, va a realizzare qua con la mano sinistra, e cavolo comunque ragazzo, 1995. Molto giovane, secondo anno Valsesia per lui, confermato dopo le buone cose nella scorsa stagione. Valsesia, formazione comunque è arrivata ai playoff l'anno scorso. Mariani, penetrazione insistita, buon tentativo, cioè poi l'errore, solita lotta e rimbalzo con Mazzani. Santa Rossa può giocare uno contro uno, poco contro Ramazzani. Carico fuori per Olin, ancora che sente in fiducia. Passa fatturato da Ramazzani. Andremo a contarli, ma sono già sicuramente un schifo numero. Olin per Mariani. Ramazzani si fa la canestro, uno contro uno. Si appoggia ancora molto bene a tabellone. Livorno che torna sul meno 6 adesso. Già 5 rimbalzi catturati da Ramazzani con 6 punti. Tripla infatti le parte in Santa Rossa. Sempre stata una delle specialità della classe. Poi Ramazzani ha qualcosa da lamentarsi con Coach Pilic, probabilmente qualche suo compagno non ha eseguito gli ordini appunto del coach livornese. Pauli spara 3 punti, ce l'ha questo tiro. Romano Bezzaglio, 28-22, ha distrutto 3 cate con questo tipo di conclusioni settimana scorsa. E Creati ancora buona aggressività su Quartuccio, che recupera poi il palleggio. È entrato in campo il numero 4 prima che il titolare. E fallo abbastanza regalato perché mi sembrava avesse perso il controllo della palla il numero 4. Secondo fallo anche per scusate, il primo fallo per Leonardo Mariani, cioè doppio cambio per la CFG, fuori Creati e Ramazzani, dentro i Batiam. Per la prima volta nella partita rientra anche Alessandro Banchi gravato di 2 falli, ricordiamo, dovrà sicuramente stare attento. Numero 11, quintetto questo che deve fornire tanta energia a Coach Quirici, soprattutto con i Batiam, il bellissimo movimento, l'ho visto di chi è? Giovara, numero 9. Di Edoardo Giovara, ancora altri 2 punti di pregevole fattura. Ripeto, Valsesia è una squadra molto molto complicata con cui difendere. Campoli adesso è entrato in partita, prova a replicare la tripla, sbaglia però lungo sul secondo ferro. Passo di Quartuccio che apre poi la transizione per Gatti. Ora Giovara, numero 9. Scherzo volendo che per lui va a realizzare contro le braccia potesse di Mattiano, sicuramente un'impresa non semplice. Valsesia scappa ancora sul più 10, sembrava aver trovato l'inerzia giusta di Livorno, adesso invece contro parziale, bellissima qui penetrazione col taglio a ricciolo sul blocco, sulla doppia uscita di Leonardo Mariani, bella esecuzione di capitano Mariani, che non a caso a uno dei giocatori più indicati per diciamo sopperire a carestie offensive di Livorno, soprattutto qualche sua giocata. Qui però la difesa di Banchi è decisamente insufficiente. Ancora più 10 Valsesia, time out per Coach Quirici e time out anche per noi.
34-24 vantaggio ospite per Valsesia. Faccio felice in costretto a chiamare time out. Dopo che Livorno era partita bene, questo secondo quarto, poi tanto solita penetrazione fino in fondo di Marco Perin, mano destra, va a realizzare due punti rapidi per la CFG, buona uscita dal time out. Adesso però c'è una risposta dal punto di vista difensivo, ovviamente 34 punti in un quarto e mezzo sono tanti da subire per una squadra come la CFG. Quartuccio sfrutta il pick and pop di Santa Rosa, si apre, tira tre punti, è il suo tiro, il non può concedere, tira da tre punti frontale, 37-26, allunga ancora su più 11, disattenzione difensiva a parte di Gorno. Perin scambia con Ibatian, avanzare ancora, vuole palla, poi invece va a portare il blocco su Perin che spara da tre punti, quasi dalla panchina il Gornese sbaglia. Poi c'è un contatto tra Paulin e Perin, lontano dalla palla, gli arbitri non fischiano. Il tiro a tre punti, il Gorno è messa male, e non è uscita benissimo dal time out. Dopo il primo fesso di Perin, poi era troppo spazio, tre punti per Dati che infila la seconda tripla della sua partita. La serie scappa sul 40-26, altro time out di emergenza per Coach Pilici. Si riprende sul 40-26, massimo vantaggio per Valsesia. Poi non sta concedendo tantissimo in difesa, e Valsesia che è brava ad approfittarne. Per ora Mazzani, fallo di Zucca, dovrebbe essere il terzo fallo del numero 16. Vediamo, no, il secondo, scusate, sembrava fosse uscito il primo quarto per due falli. 40-26, quindi resta a campo il numero 16. Perin scaraventa la palla contro, e ancora una volta Valsesia dimostra di essere davvero versatilissima, e ogni giocatore che è entrato ha dato il suo piccolo contributo. Bravo anche Coach Panza ad allenare una squadra così. Sì, esattamente questo appunto quello che ci aspettavamo da questa squadra, e viste le statistiche, appunto Perin 1 contro 1 insistito, ancora la mano destra, cioè fallo questa volta, sì, è il terzo di Zucca che si è trovato accoppiato in emergenza con Perin. Sicuramente questo è uno dei problemi da parte del numero 16, che infatti non mette insieme buone cifre in 15-16 minuti di media, proprio perché non riesce a limitare la propria influenza, va a commettere molti falli che tolgono anticipatamente dalle rotazioni. Poi ci manca due tiri liberi per il Livorno, che sta andando anche poco lunetta. Non pensare il primo, paglia il secondo, vola il rimbalzo. Bel impatto questo del giovane Edoardo. Sì. Va adesso, viene premiato sotto canestro, sbaglia però, l'altro rimbalzo di Ravazzani, già 7 per lui. Perin costo costo, poi fa quello che non si deve mai fare, ovvero saltare prima di aver deciso cosa fare. Gatti, ancora 3 punti, sbaglia, ancora però rimbalzo offensivo per Santa Rossa. Buono che subendo anche da questo punto di vista. Rossa non contro uno, prova a sparare un'altra tripla in faccia a Ravazzani, sbaglia però, cioè il primo tocco è di Leonardo Mariani, palla ancora per Valsesia, non riesce a trovare le risposte ai piemontesi. Sostituzione, esce Marco Perin, come al solito molto aggressivo ma anche molto impreciso, rientra Giorgio Artioli. E qui c'è una difesa buona di Livorno e anche di Alessandro Banchi, e vediamo la transizione della CFG, se si sviluppa e come si sviluppa. Malissimo, perché c'è una quasi palla persa recuperata però da Banchi, che prova a rimpostare l'azione, va fino in fondo a scaricare molto bene per Giorgio Artioli, bell'assist di Alessandro Banchi, e altri due punti per il numero 16. Bella iniziativa questa di Banchi, prima recuperare la palla, poi servire il giocatore qui male, la
difesa di Livorno in ritardo nelle rotazioni. Quindi Ramazzani si lamenta, ma il fallo mi sembrava piuttosto evidente. Nadia però era in ritardo nella rotazione, con Bazzaglia brava ad attaccare. No, il secondo fallo, io credo fosse il terzo per il centro della CFC Livorno, sempre più 11 per gli ospiti e altri tiri liberi a bersaglio. Ancora una volta è Giovara a segnare, davvero bello impatto. Lui e Zucca hanno creato non pochi problemi dentro e fuori l'area livornese. Qui c'è una lotta al rimbalzo, per poco non conquistava il rimbalzo in attacco Bazzaglia. Quanti la mano schiena è uscita bene il Giocoli, come diceva. Tra l'altro direi eccellente anche il lavoro di coach Panza nel escludere Giampaoli da molti possessi della CFG. Gli unici canestri sono stati appunto segnati su iniziative personali grazie al talento del numero 6, comunque non riesce a ricevere palla magari liberandosi, uscendo da un blocco, quindi grande attenzione. Veramente messa in allarme Valsesia dal trentello all'esordio. Il numero 6, intanto Ravazzani va a realizzare alto bel canestro con la mano mancina. Sono 10 punti e 8 rimbalzi comunque già per Ravazzani, il contributo comunque da sempre il numero 17, e dal lato basso di Santa Rosa per Giovanni che sbaglia qui un canestro quasi già fatto. Giampaoli chiama il pick and roll alto con Ravazzani, poi il numero 6 prende il tiro a 3 punti che è sbagliato, che questo caso qua è che si tappi le manchi, che va però a toccare per l'ultimo. La rimessa è per Valsesia. Giampaoli prova, sta provando un po' troppo forse a entrare nella partita, perché come hai detto te Valsesia gli ha impedito le uscite dai blocchi, che anche in quelli trincati erano state, avevano fatto la sua fortuna a livello balistico, e riesce a passare sopra sul pick and roll, addirittura a volte cambiare, quindi non ha veramente, non ha lo spazio necessario per inquadrare il canestro. Adesso ultimi 10 secondi di gioco per Valsesia in questo primo tempo. Cortuccio scambia con Gatti, Palazzo è molto bene, tiro da 3 punti e c'è l'errore, tiro da 3 punti di Giovara, proprio poi però passi tanto pescati poi a Ravazzani su rimbalzo. Poi ci sono certe mani chiamate da coach Panza per cercare di organizzare qualcosa, se mancano soltanto 5 decimi è difficile, ma non è impossibile comunque con una rimessa cercare di organizzare un tiro comunque decente per Valsesia. Direi che Livorno, se finisse così sul meno 10, può ritenersi, non dico fortunata, comunque può andare bene a Livorno, visto anche che aveva toccato il meno 14, il meno 16 la CFG, e comunque in questi ultimissimi secondi è riuscita a riprendere, magari chiudere sulla doppia cifra tonda di svantaggio. Potrebbe essere quasi un affare per la CFG. Assolutamente così, lo credo anch'io, e stavo pensando esattamente la stessa cosa. Sul campo adesso anche i Batiam, vediamo adesso cosa avrà orchestrato e disegnato magari coach Panza per questo ultimo mezzo secondo di gioco di questo primo tempo, primo tempo in cui onestamente Livorno ha fatto vedere pochino. Assolutamente sono dei blocchi per l'uscita di qualche tiratore, invece vedete sorpresa e viene fuori alla fine un tiro più che decente. Qui c'era anche un fallo abbastanza evidente francamente su Walter Zattarossa, non viene fischiato. Ottima rimessa disegnata da coach Panza. Finisce così 41-31 il primo tempo, si va quindi all'intervallo con la CFG sotto di 10 contro la Jesse Valsesia. Si riprende sul 41-31 vantaggio per la Jesse Valsesia sulla CFG Livorno. Livorno che era scivolata anche sul meno 16, è riuscita poi a ricuscire un attimo
lo strappo comunque sempre avanti, la formazione di coach Panza con coach Pilic, che sicuramente credo che conoscendo avrà inventato qualcosa nell'intervallo, qualche trappola per mettere in difficoltà diciamo l'ingranaggio di Valsella, che sembra girare molto molto bene. Per Livorno ottime cose mentre Santa Rosa sbaglia il primo tiro del terzo periodo, ottime cose da Lanzani e anche da Leo Mariani, che va qui a realizzare con il fallo. Vedete, ormai è una costante il cost to cost di Leonardo Mariani, che a volte può chiudere anche con una schiacciata. In questo caso canestro e fallo per il numero 4, dicevo, Ravazzani, ottimo primo tempo con 10 punti, 11 rimbalzi, 6 punti per Giampaoli, 6 punti, 7 adesso anche per Leonardo Mariani. Per Valsella sono 9 punti di Paulin, molto bene, 2 triple per lui, 8 punti per Walter Santarossa con 5 rimbalzi. Valsella ancora con Santarossa, Oscar Coppe e Tomasini, che si è visto poco dopo il buon avvio di partita, anche perché era fatto di due palle di sbaglia il primo tiro da 3 punti del terzo periodo. Sani molto cercato in uno spasso e pesa molto fisica di Santa Rossa, che impedisce il canestro al numero 17, però rimbalza offensivo di Livorno. Questa è una cosa che uno può fare meglio sicuramente quanto fatto qui. Ravazzani riceve da Perino, un po' macchinoso, ma va a pezzaglio il Livorno, che parziale di 5-0 al 24, torna sul meno 5. Sì, è brevissimo Ravazzani con il canestro, una palla sicuramente non facile. Vediamo adesso se lo stesso Ravazzani riuscirà a limitare Walter Santarossa, che anche in avvio di secondo quarto è stato il più forse decisivo nel vantaggio di Valsella, soprattutto perché porta appunto Ravazzani molto lontano dal canestro. Qui c'è un fallo nel frattempo di Giampaoli. Vediamo Livorno se riuscirà ad aprire un po' il campo con il gioco interno di Ravazzani, a trovare più soluzioni esterne per lo stesso Giampaoli, ma anche per Marco Perin. Qui c'è una brevissima interruzione di gioco per asciugare il parquet, e come detto in precedenza, Leonardo Mariani non è nuovo a queste scosse di energia con i suoi cost to cost. È un giocatore molto atletico e anche di mano molto educata. Vediamo l'attacco di Valsella. Valsella si butta dentro, retta penetrazione, forse la sua arma principale. Qui c'è una brutta caduta per Mariani, che nel commettere fallo proprio sul numero 5 poi a battere la testa contro il sostegno del canestro, purtroppo sembra niente di grave. Secondo fallo per Leonardo, per il capitano della CPG, e due tiri liberi per Tomasini, che sono i primi due della sua partita. Sbaglia, non un buon feeling con la partita per adesso. Parte il numero 5, che è assolutamente appunto il miglior marcatore di Valsella, sbaglia anche il secondo, e altro rimbalzo di Ravazzani, che davvero fa piazza pulita sotto le braccia. Per il non c'era spazio per trovare Ravazzani. Masini vuole entrare in parte qui, forse un fallo per dire quale non ha avvisato l'arbitro. Cartuccio, penetrazione, bello scarico per Giacomelli o Olivier. Tiro da 3 punti, giocatore che ha tiro da 3 punti come sua arma principale. Ragazzo cresciuto a Vienna, poi l'anno scorso a San Giorgese. Il tiro di Giampaolo è anche sfortunato, c'è l'errore, lotta come un leone Ravazzani sotto canestro, anche Mariani lo segue, va a subire il fallo. Buona comunque l'aggressività di Livorno in questo avvio di periodo, e soprattutto una presenza più costante al rimbalzo d'attacco. Il Livorno che ne aveva catturati ben pochi nei primi due quarti. Ravazzani davvero un pericolo costante sotto canestro per tutte le squadre, direi, nel girone. Miglior rimbalzista del
praticamente in ogni squadra in cui ha giocato del girone in cui ha militato tutta la formazione di appartenenza, quindi non è una sorpresa, è anche molto difficile arginare un grande rimbalzista, però il suo contributo offensivo è sicuramente da segnalare. Due liberi a Bezzaglio, Livorno ancora sul meno 6, direi che comunque ampiamente in partita in questo terzo quarto. Terzo fallo di Lamariani, peccato per la CVG che sta là. Vediamo che Mariani fa accenno a Pilic di provare a lasciarlo sul parquet. Chiaro che ha di fronte a sé un cliente scomodo come Tomasini che prova sempre a penetrare. Il fallo tanto inutile quanto ingenuo da parte di Perin, perché fallo troppo morbido, troppo in ritardo, che va semplicemente a concedere un tiro libero supplementare a Quartuccio, che segna i due punti della sua partita. È un giocatore molto vecchio stampo, si prende pochissimi tiri per sé, distribuisce molto bene la palla per i compagni, sbaglia il tiro libero alto, rimbalzo di Ramazzani, canestro propiziato anche dal blocco monumentale di Walter Santarossa. 15 rimbalzi, scusami, per Ramazzani nel frattempo. Allora, quasi pensa a Livorno, recuperata poi da Archioli, e fallo commesso proprio da Walter Santarossa. Fallo è il secondo per il numero 10, quindi non ci sono problemi in questo caso, sono aumentava un'inflazione di passi in partenza. E io credo fossero passi relativi a Ramazzani. Walter Santarossa gli ha tolto la sedia, come si dice in gergo. Qui ancora Perin va a buttarsi dentro e va a guadagnare, credo, altri due tiri liberi, anzi no, è una semplice rimessa dal fondo. Dicevo, Walter Santarossa aveva tolto l'appoggio a Ravazzani in post basso, che allora, perdendo l'equilibrio, forse, anzi direi probabilmente, aveva commesso infrazione di passi, ma non è così per gli arbitri. Qui Ravazzani va a segnare altri due punti. Bella rimessa, bella intesa anche fra i giocatori della CFG, che comunque è di nuovo sul meno 6. Direi che se reggerà, appunto, stiamo dicendo, senza commettere fallo, senza subire canestro, forse può provare a tornare in partita definitivamente. Invece ci sono due tiri liberi per Walter Santarossa e soprattutto terzo fallo per Niccolò Ravazzani, che deve, secondo me, a questo punto necessariamente rimanere in campo. Errore intanto di Walter Santarossa, ex giocatore fra gli altri anche dell'Arcantea Lucca, società toscana scomparsa circa due anni fa. Un giocatore che ha militato dopo Livorno, dopo di Roma, poi Biella, molte stagioni a Biella, poi probabilmente anche per questo motivo ha deciso di tornare in Piemonte. Giappone, un tiro difficilissimo, va però a subire il fallo sul tiro da tre punti, fallo di Giacomelli, che si lamenta, però sembrava evidente il contatto sul polso del numero 6. Rilascio laser per Giampaoli, come avete visto stasera, in più impreciso rispetto alle percentuali stellari di Trecate, ma certo è un giocatore che ha bisogno di pochissimo spazio e pochissimo tempo per rilasciare tiro da tre davvero pericoloso. Va Bezzaglio con il primo tiro libero. Stessa esito anche per il secondo. Adesso Livorno a meno 4 con un libero che può valere il meno 3 con 6 minuti e 26 di gioco. Questo terzo periodo. Così è a meno 3 e adesso direi che definitivamente abbiamo una partita. Brava comunque Livorno a ricucire lo svantaggio. Bravo Livorno, Gatti, tiro da tre punti e Bezzaglio, terza tripla della sua partita. Che esecuzione anche offensiva di Valzese. Ottimo, ottimo anche meccanico, per il ottimo con Giappelli, scelta sbagliata, che poteva attaccare al palleggio su Bezzaglio, che comunque è più lento. Palla comunque troppo ferma nelle mani di Marco Perin, che certo è offensivamente pericoloso. Qui attenzione, tripla a distanza siderale, poi Archioli si getta sul pallone, ma
la controlla, la sfera la controlla a fine Giacomelli, si affida a Quartuccio, bello scarico per Santa Rosa, da tre punti, altro buon tiro, bel rimbalzo di Giampaoli, bel rimbalzo di Giampaoli, Santa Rosa sbaglia un tiro che ampiamente nelle sue palle, Giampaoli leggersi il tiro, tutto vanificato però dal blocco regolare che scappa da Ramazzani, questa è una mazzata notevole per Livorno perché veramente era nettamente migliore in campo per la CFG numero 17, va a commettere il quarto fallo e non è tra l'altro convinto della, del fischio arbitrale, ma veramente ho visto Ramazzani convinto di un fischio e credo che non sia mai stato, però tant'è. E adesso Valsesia di nuovo che è in più 6. Tomasini palleggio, va a cercare Santa Rosa, ancora fuori per Tomasini, c'è tentativo di riposta con numero 10, bravo Artioli a sporcare palla, poi però si fa battere in palleggio a Santa Rosa che sbaglia. Gatti molto attivo sotto le plance, va veramente adesso senza i Ramazzani si farà sentire per Livorno, qui bravo Tomasini con una bella finta, qui antisportivo, un fallo antisportivo francamente mi sembrava un po' eccessivo, sembrava un fallo abbastanza normale, fallo antisportivo, fallo duro di Artioli che si abbraccia con Tomasini, errore però di Alessandro Banchi che ha cercato un anticipo davvero improbabile aprendo così la strada a Tomasini che sbaglia però il primo dei due tiri liberi. Questo è un momento in cui sicuramente l'inerzia di Livorno si ferma probabilmente e passa nelle mani di Valsesia che adesso riallunga sul più 7. 7 punti in questa partita sono tanti perché non è facile per la CFG, mentre appunto tanti punti al tabellone in questa partita, una difesa quella di Valsesia davvero rocciosa. È tornata sul meno 3 il Livorno, poi la bomba di Gatti ha riportato, come dicevi giustamente, l'inerzia dalla parte di Nero Arancio, qui Giovara perso tutto il resto, un'altra incomprensione offensiva di Livorno che spesso ha questi lapsus abbastanza preoccupanti. Bella, bella questa iniziativa da parte numero 6, veramente sgusciante direi. E poi anche abile nelle letture della difesa, in quello che gli concede la difesa. Torna sul meno 7 la CFG, c'è bisogno di difesa adesso. Il Giampaoli prova ad arrangiarsi, chiaramente però qui l'aiuto doveva arrivare molto prima sotto canestro. Poi viene battuto veramente una questione fisica numero 6 da parte di Giovara che come abbiamo detto ha avuto un ottimo impatto nei primi due quarti, adesso appena rientrato subito va a realizzare. Tiro da tre punti, qui aggressività anche eccessiva da parte del numero 11, altri tre tiri liberi per Livorno che deve sfruttare chiaramente queste situazioni, attacco però non fluido per lui. Assolutamente, un attacco che perfila troppo alle iniziative personali, è vero che Valsesia cambia e quindi Livorno si trova con la palla in mano in un esterno contro il lungo, però non è la via per andare in paradiso, è molto difficile comunque avere del buon feeling con la pallacanestro con questa azione offensiva. 3 su 3 però da linea della carità per Capitan Mariani, di nuovo Livorno a meno 6. Nuovo meno 6, Livorno veramente deve cercare di rimanere almeno con questa cifra qui,
ancora di banco, che viene battuto facilmente da Quartuccio, che poi chiaramente è più grosso fisicamente, si esce il fallo, fallo troppo leggero, e altri, altro canestro e fallo concesso da parte di Livorno. Coach Pilic non sarà certamente contento. Rientra intanto Filippo Creatico per Alessandro Banchi. E Alessandro si è reso colpevole di almeno 2-3 errori davvero gravi, non ovviamente cestisticamente parlando, diciamo, perché ha concesso così Livorno dei canestri a Valzese, che altrimenti forse avrebbe ricevuto. Che bella penetrazione con lo scarico di Giampaoli. Vedete che il talento, come detto, c'è. Sì, c'è. Bravo, come dicevi giustamente in precedenza, a leggere le situazioni, a leggere la difesa. Qui bel canestro questo di Quartuccio, di incapare metà, però contro un altro a pensare molto più alto di lui come Filippo Creati. 5-9, 5-0, time out chiesto da Coach Pilic. 3 minuti e 10 secondi alla fine del terzo periodo. Un Livorno che è tornato sul meno 9. Valzese trascinata da due iniziative di Quartuccio. Andata qui, butta palla persa. Comprensione fra Perin e Giampaoli. Non un buon segnale in uscita dal timeout per una volta per Livorno. Adesso Gatti, diventato anche Zucca sul parquet. Prova un alto basso abbastanza difficile. L'ultimo tocco è sfortunatamente per lui di Giovara, che era fuori quando la palla gli è rimbalzata addosso, quindi rimessa per la CFG nelle mani di Giovara, che ha cresciuto sicuramente in questo terzo periodo. Qui è Mario Mariano, sicuramente migliore per la CFG, un po' fuori la partita per il un po' cambio. Vediamo se chiamato in casa, sbaglia però ancora il tiro da 3 punti, non una delle sue migliori prestazioni, solo 5 punti realizzati con un 2 su 10 dal campo, non sicuramente le statistiche cui ci ha abituato in questo primo periodo della stagione. Il Quartuccio che sente adesso più fiducia, vale però il tiro da 3 punti. Livorno 3 uomini da pace, Ravazzani, Giampaoli e Mariani, gli altri molto poco. Bella ancora prestazione di Giampaoli, poi tenta un passaggio troppo difficile anche per lui, prova a spingere in transizione con Tomasini, Valzese qui, guy, scusate, Zucca sbaglia non di poco, poi però ritorna la palla dalle mani e dimostra che invece vicino al canestro sa muoversi molto meglio rispetto a quanto magari possa fare per adesso da esterno. Pialzoli di bella partenza, il fallo di Gatti del numero 11, il terzo fallo personale, cioè bonus già esaurito per Valzeria, 2 tiri liberi quindi per Giorgio Artioli. E come detto, quel fallo antisportivo di stesso Artioli, che adesso è lunetta, ricordiamo proviziato anche dall'errore difensivo di Banchi, non è interamente colpa di Artioli, ha veramente smorzato l'inerzia e anche la pressione che metteva Livorno nei confronti di Valzesia, e la stessa Valzesia ha ripreso in mano il discorso riportandosi prima su più 11, adesso sul più 10, 6-1, 5-1, 2 su 2 nel frattempo per Giorgio Artioli, e quindi meno 9 per Livorno. Meno 9 per Livorno, è molto importante questo ultimo minuto abbondante di terzo periodo. Livorno deve provare a uscire qualcosa. Tomasini, bel movimento, sbaglia però il tiro, bel rimbalzo di Lamariani, prova a lanciarsi in una delle sue scorribande. Bella, bella assist per Lorenzo Bruno, che con qualche difficoltà va a realizzare il importantissimo canestro del meno 7, 6-1, 5-4. Sul giorno ha bisogno di difesa assolutamente. Masini fuori per Quartuccio, tutto cercato qui, palla fuori per numero 5 che sta trovando un buon feeling con la partita,
stoppata di Artioli su Giacomelli, grande, grande, finalmente direi un messaggio importante da parte di Giorgio Artioli, che è capace di giocate di questo tipo. Fuori adesso Perin per risparmiarlo, permette la possibilità di commettere un fallo in questi ultimi 36 secondi, dentro Filippo Creati, fuori anche Tomasini, dentro Paulin che ha fatto molto bene nei primi due periodi, visto poco in questo terzo quarto. Già Paulin rischia di perdere palla, poi la rimessa per la CFG. Secondo me erano qualche passo in partenza di dico questo. Non ho visto con attenzione il movimento iniziale in palleggio di Giampaoli, ma mi fido delle tue constatazioni. Grazie, comunque di 30 secondi nel terzo periodo, quindi non avrà l'ultimo possesso di Livorno. Intanto tripla di Giampaoli che poi si carica, davvero bella l'esecuzione da vedere, il tiro del numero 6. Ultimo possesso per Valsesia, Livorno tornata sul meno 4, importantissimo questo canestro. Adesso sarebbe importante non subirlo, quindi però fallo commesso da Giampaoli, fallo ingenuo, questo del numero 6. Però onestamente mi sembrava onesta la sua posizione difensiva, cercava semplicemente di passare sul blocco. Credo sia quarto la sua, e infatti addirittura è il quarto fallo di gioco. Ci voleva. Notizia pesantissima per coach Quilici, che è costretto tra virgolette a rischiare adesso Alessandro Manchi per gli ultimi 7 secondi di gioco. Sì. Questo terzo quarto, che quartuccio va dalla lunetta dove non ha brillato nelle precedenti occasioni, qui invece va a bersaglio. Di nuovo più 5 per Valsesia. Livorno non riesce mai ad accorciare definitivamente, sì, mai a impattare quantomeno la partita. Però errore di quartuccio, vola però al rimbalzo, c'è un'invasione, rimbalzo di, non ho visto, era Giovara, sono... Giovara sì, probabilmente sì, Giovara o Paulin, comunque entrambi ottimi, anche un colpo fatto Giovara. Rientra Perin sostituendo Lorenzo Bruno, e quindi ci sono decisamente 5 esterni in campo per l'ultimissima azione di gioco questo terzo quarto, presumibilmente almeno rimessa nelle mani di Alessandro Banchi. Dobbiamo leggersela questi ultimi 7 secondi alla CFG, palla nelle mani di Leonardo Mariani, poco portato da Archioli, va dalla parte opposta il numero 14 che si inventa un grande canestro tirando con la mano destra dal lato sinistro, bel canestro di Leo Mariani che riporta sul meno 3 la CFG. Adesso Livorno deve assolutamente crederci, perché ha tutte le possibilità di mettere in difficoltà Valsesia, Valsesia che sarà un po' adesso sotto shock dopo questa rimonta della CFG. Ci fermiamo un attimo in attesa dell'ultimo vibrante quarto periodo. Si riprende sul meno 3 con la CFG che è tornata a contatto quasi inaspettatamente, con una reazione veemente nell'ultima parte di terzo periodo. Valsesia che adesso dovrà rispondere, chiaramente l'inizio della partita adesso per la CFG. Vediamo se Livorno sarà brava a trasferire anche nel quarto periodo questa fiducia generale. Comunque non faccio, tra l'altro dovrà giocare con Ramazzani e Giampaoli, che hanno gravato di 4 palli, infatti partono entrambi dalla panchina. Livorno che ha 3 giocatori a quota 14 punti, mentre Creati butta via il primo possesso, Ramazzani, Giampaoli e Leonardo Mariani, che ha giocato un terzo periodo veramente d'autore, ma anche l'ultimo canestro quasi a scadere. E anche difensivamente sì, è stato molto competente. Sì, Tomasini che per adesso è fuori da questa partita, sono i 3 punti realizzati. Giovanna, bella finta, palleggia il tiro lungo in basso di Giorgio Artioli. Per Valsesia ha solo Giovanni in doppia cifra, 10 punti, però poi è un contributo ben distribuito dagli altri. Questo rimarca ancora una volta le differenze tra queste due squadre che avevamo evidenziato all'inizio partita, con
Valcesia che ha più un gioco collettivo che tutti possono dare a Pezzani. Buono invece deve fare affidamento ai giocatori di maggiore talento offensivo. Quindi attiva l'iniziativa prolungata, uno sfondamento qui. Anche l'esperienza di Walter Saltarossa, perché non mi sembrava una posizione ineccepibile, come però non era una grandissima iniziativa quella di giocatori. Forse non fischio per questo. Esattamente, anche se gli arbitri tendono a non premiare certe iniziative, sicuramente ci sta lo sfondamento. E Balzesi ancora una volta la palla sul più 3, e di nuovo torniamo a parlare di una Livorno che mai aggancia definitivamente la Jessie, e però è bene sottolineare di nuovo come sia, perché qui c'è una sostituzione, rientra il Batiam, esce proprio Giorgio Artioli. Ci va bene come sottolineare che Valcesia è una squadra veramente con grande durezza mentale, che esegue e si affida alle sue appunto esecuzioni offensive. Non è facile certo per Livorno impattare o superare una squadra così. Santarossa uno contro Bruno, chiaramente non può tenerlo, comunque fa sicuramente fatica lontano dal canestro. Fallo del numero 8, rimessa per Pazzesi ancora in attacco. Giovanna spalla canestro contro Perini che deruba della palla, poi il fallo intelligente di Tomasini a fermare il contropiede su Perini. Grande furto, questo furto con scasso per Marco Perin. Fallo molto intelligente, che io personalmente reputo antisportivo, non per la veemenza con cui viene fatto, ma perché è, secondo me, contro lo spirito del gioco fermare un contropiede in questa maniera. Ma questa è una mia piccola crociata. Palleggia, resta il tiro di Marco Perin che va lungo, e Valcesia copre bene il rimbalzo difensivo. Ormai è una tendenza diffusa quella di non provare neanche a difendere in transizione, ma fare il fallo subito immediatamente. Anch'io non sono un amante di questa scelta, però soprattutto perché secondo me si perde un po' anche la didattica nell'insegnamento della transizione difensiva. Assolutamente. E credo che vada contro lo spirito del gioco, che non è certo questo, almeno nelle intenzioni del dottor James Naismith. Più 3 per la Jessie Valcesia, 6-2-5-9, con 8 minuti e 31 secondi da giocare in questo ultimo periodo di gioco. Intanto c'è stato un airball di Tomasini che davvero per adesso è completamente fuori da questa partita. Ben per Livorno, chiaramente, come un po' fuori la partita è Perin, quantomeno offensivamente. Bruno finta, poi prova un movimento un po' macchinoso per quelle che sono le sue possibilità, uno scarico poi difficile da trovare, palla persa, per adesso sono avanti per frente a palle perse, i tiri sbagliati da entrambe le parti, nessuna delle squadre è ancora segnato, prova a farlo Giacomelli con il suo tiro, altri punti sbaglia, il balzo di Matiam è tornato su perché, complice quattro falli di Ravazzani chiaramente, per il bel palleggiare se tiro, sbaglia ancora, bravo di Matiam a toccare e poi controllare, c'è un fallo netto di Tomasini che ne stende due in colpo solo, fallo subito da Ibatiam, rimessa per la CFG, fuori Tomasini che credo che abbia bisogno proprio di schiarirsi un attimo le idee, perché non sta trovando, sta litigando con il canestro, sta litigando con la partita. Adesso c'è la rimessa per la CFG, palla per Leonardo Mariani, Marco Perin, vuole campo per uno contro uno, ecco, poi per Mariani che fa una bella finta, palleggio, adesso il tiro molto molto ben eseguito, davvero sicuramente la miglior partita di Leonardo Mariani in stagione, direi sono 16 punti per lui, punti di pregevole fattura. Che fallo ancora di Bruno che non può tenere la partenza di Valcesia Saltarossa, ha chiesto passi da panchina livornese, non è di questo avviso la coppia arbitrale, fallo quindi ancora per Lorenzo Bruno, il terzo fallo
personale, se non ho visto male, comunque resta sul parquet ovviamente ancora qualche minuto, non vuole rischiare Cavazzani già palla, un'altra palla recuperata, Mazzatia sta tirando col canestro, poi addirittura con l'opzità, come dire, l'opzità di sorpassare, qui non riesce a tenere la palla Iba Akiam, era una buona transizione, poteva andare a realizzare un facile canestro da sotto, pippato per Livorno, comunque niente, veramente è perduto. Ancora più uno per Valsesia, 6-2-6-1. Ancora vedete, si è molto cercato Santa Rosa, questo avvio, Cortuccio fuori per Zucca che prova anche con i tiri a tre punti, più buono al corpo, e viene fischiato la recuperata da Leonardo Mariani, stando con Bruno, con il numero 14, si sente in fiducia, palleggia nel sentiero, questa volta un po' forzato, ma ci sta, ancora i Matiam, buona attività da parte del numero 20, decide di ragionare un attimo Marco Perino, questo fa benissimo, spezzare il raddoppio, bello, qui palleggia nel sentiero di Filippo Creati, anche sfortunato la CFG, in questo caso davvero si sta segnando pochissimo, soltanto due punti della CFG sono andati in grado in questo quarto periodo, poi alzati ancora a zero punti segnati. Diciamo meglio le difese degli attacchi, qui fallo di Battiam, fisco un po' generoso, secondo me. Che, insomma, comunque Livorno è riuscita a reggere con un quintetto diciamo decisamente sperimentale. Esce adesso Filippo Creati, è comunque buonissimo il suo impatto. Rientra Giampaoli, esce anche Lorenzo Bruno, anche lui molto bravo e attento, nonostante le difficoltà di marcatura su Walter Santa Rosa. Rientra Giorgio Artioli. E adesso direi che manca solo Niccolò Ravazzani per completare un quintetto che potrebbe spingere oltre la CFG, che ricordiamo non è mai stata in vantaggio. Qui fallo, secondo me, se quello di Tiam era ingeneroso, questo lo è ancora di più. Grande attività di piedi di Perin. E Livorno che adesso esaurisce il bonus, quindi ci saranno due tiri liberi, e con 5 minuti sul cronometro non è facile per Livorno, oltre 5 minuti, 5 minuti e 56 secondi per esattezza. Tiro libero a bersaglio per Paolin, davvero ottima la sua partita, va adesso in doppia cifra. Sbaglia il secondo, Iba Akiam fa buona guardia del canestro. Vediamo se Livorno vuole spingere o gioca adesso la chiamata a destra con lo scarico per Artioli. Un buon tiro, il suo errore, buona Akiam a rimbalzo, la possesso è ancora per la CFG. Iba Akiam, come detto, è giocatore di energia, ma sta dando davvero grandi problemi con la sua attività a Valsesia, che ha un quintetto sicuramente tecnico ma meno atletico di quella della CFG. La rimessa adesso per Artioli, consegnato per Perin, pick and roll, anzi no, tripla sparata da Perin che poi esulta sotto la curva praticamente, e primo vantaggio di Livorno 6-4-6-3. Anche prima tripla di Perin dopo 6 errori da 3 punti, stavo proprio pensando che mancavano le iniziative un po' pazze del numero 4, qui grande palla di Paulin per Zucca che viene stoppato, grande stoppata da Iba Akiam, poi la palla però ritorna nelle mani del numero 16, poi Iba Akiam commette il suo secondo fallo, però ancora ottima l'intensità da parte del numero 20, la voglia di non concedere canestri facili a Valsesia che sta per adesso ha segnato soltanto un punto dalla lunetta in questo quarto periodo, sbaglia sul tiro libero, vero, adesso è entrato in partita anche il pubblico della CFG, 6-4-6-3, primo vantaggio appunto per Livorno, e con non poca fortuna va a realizzare il secondo libero Zucca che pareggia il punteggio a quota 64, adesso mini supplementare da 5 minuti. Intanto c'è un fallo lontano dalla palla per entrare adesso Walter Santarossa, la sua esperienza è imprescindibile per Coach Panza, passa notevolmente il quintetto per
buona, infatti adesso ecco che prontamente entra, rientra la Bazzani per i Batiam, ma qualitissimo, perché davvero sono giocate di intensità e di energia. Hanno dato la scossa alla CFG insieme a Leonardo Mariani. Tiro folle di Perin da tre punti che sbaglia, però vedete la Bazzani appena rientrato ritorna a fare quello che sa fare bene, ovvero dominare al rimbalzo, anche al rimbalzo offensivo. Però Perin qui però perde una brutta palla, Santa Rossa va ad appoggiare per due punti, punti facili, più due per Livorno. Brutta palla persa questa, quella di Perin. Paoli tiro fatto molto bene, c'è anche Gloria, ma era un buon tiro messo da parte del numero 6, un balzo di Gatti. Adesso Livorno deve ovviamente rimanere sempre a contatto, ogni possesso può essere decisivo. Gatti tiro da tre punti, già messi tre avversari a questa partita, sbaglia però, un balzo di Ravazzani. Ravazzani sono a 16 rimbalzi, 14 punti, alta prova Monster la sua. Per l'uscita di Mariani, soprattutto Tania Riccio, si è eseguito molto bene da parte di Mariani. Ravazzani fa la voce no grossa, grossissima, rimbalzo contro Santa Rossa che viene spazzato via e va a realizzare poi due punti facili per il pareggio, 6-6, 6-6 per la CFG. Davvero un fatto notevolissimo quello del numero 17, che ricordiamo lui e Giafalli stanno giocando con 4 falli entrambi. Dovranno gestirsi in difesa non facile. Bella partenza di Paulin, poi Mariani bravo a non commettere fallo, ad aiutare senza commettere fallo. Poi l'ultimo tocco è di Perin, la palla rimane a Balzesia, che bravo Livorno a non subire canestro in questa situazione di emergenza. Molti contatti anche lontano dalla palla, veramente tutti i pali fondamentali questa sera. Ben rimbalzo lungo di Giorgio Archioli, Balzesia sta giocando con il canestro in questo quarto periodo, sono 4 punti realizzati, 7 per la CFG, quindi un gioco bassissimo, sintomo anche della tensione ovviamente, un controllo insistito di Leonardo Mariani. Prova a buttarsi a destra, un tiro difficilissimo, fade away a bersaglio, grande partita Leonardo Mariani, 18 punti per lui, 6 su 10 al tiro, grande prestazione. Time out chiesto da coach Panza, ci fermiamo anche noi. 6-8, 6-6 vantaggio per la CFG, CFG che è riuscita proprio in questi ultimi minuti a mettere la testa avanti per la prima volta nella partita. Adesso chiaramente ogni singolo possesso diventa fondamentale, ultimi 3 minuti di fuoco. Giacomelli tira da 3 punti, Enzo tiro, manda a bersaglio. Francamente Livorno è riuscito anche abbastanza bene sul tiro del giocatore numero 3, manda a bersaglio per lui. Bella assist di Quartuccio però. Perin ancora non insistito, adesso Livorno a bersaglio, tripla incredibile di Marco Perin. Stavo dicendo però che Livorno si sta affidando un po' troppo alle iniziative personali. Due canestri da 3 punti su 9 tentativi, chiaramente non percentuali da tanti quest'oggi per Marco Perin, che comunque raggiunge la doppia cifra anche lui, 11 punti, con una delle sue migliori partite, però ti ricordate questa tripla da grande giocatore di Walter Santarossa in uscita. A proposito di tiri importanti, come faceva in Serie A ai vecchi tempi, anche qui al Palamacchia, davvero dall'esecuzione. Torna avanti di 1, 7-2-7-1. Prova a rispondere subito Perin, che si è acceso definitivamente, manda Bezzani, è un giocatore chiaramente che, come abbiamo visto, non si fa intimorire dalle cattive percentuali e continua comunque a giocare la sua pallacanestro, giustamente. Paulino scarico fuori per Giacomelli che sente caldo, sbaglia però, bel rimbalzo di Archioli, ottima difesa per la CFG, 7-3-7-2. Per Livorno, sesso molto importante, 1 minuto e 25 alla fine, pick and roll di Ravazzani, adesso triplicato qua di Perin, Giampaoli, tiro folle da 2 punti, 1-2,
c'era anche forse il fallo, questo chiedeva già quali, tiro importantissimo, un giocatore che dimostra di avere degli attributi notevolissimi. 7-5, 7-2, time out Valsesia, time out anche per noi. 2, 1 minuto e 15 alla fine, vantaggio per la CFG Livorno su Jesse Valsesia, Livorno che chiaramente vuole i due punti in casa, vuole raggiungere proprio Valsesia quota 8 in classifica. Sarebbe importante ripetersi dopo la vittoria, in più di tre gate, vittoria importante, prima vittoria esterna della stagione. Santa Rosa perde la maniglia, palla recuperata da Perin, ottima difesa di Artioli, uno che ha dato altri segnali dal punto di vista difensivo, con Artioli e Mariani soprattutto. Esattamente, qui Gianpaoli in precedenza ha segnato un canestro davvero incredibile. Artioli a tre punti, può spaccare la partita, sbaglia però, peccato, era un ottimo tiro costruito da Livorno con Tomasini. Adesso passaggio molto rischioso per Quartuccio, bravo, va a servire Gatti, tripla da fenomeno di Gatti, quarta tripla della sua partita, quarta tripla con un uomo in faccia, davvero canestro molto molto difficile di Gatti, quarta tripla, 12 punti, ha segnato solo da 3 punti, 4 su 8, 50% per Gatti. E comunque ennesimo buon tiro costruito da Valsesia con Quartuccio, che comunque, come hai detto te in serie di anticipazione, è un giocatore molto cerebrale che sicuramente non fa della sua pericolosità offensiva la sua migliore arma, ma è in grado di mettere in ritmo tutti i suoi compagni di gioco. In questo caso ne ha approfittato Gatti. E comunque ripetiamo, Valsesia è davvero una bella squadra, davvero ben allenata. Complimenti, al di là dell'esito di questa partita, a coach Panza e ai ragazzi in giallo nero, in arancio nero scusate, perché davvero hanno dimostrato di essere più che competenti a questo livello. Livorno comunque ha avuto una splendida reazione, anche se frutto di tanto talento offensivo da parte dei vari Perin e Gianpaoli, e anche della sostanza di Ravazzani, meno un gioco costruito. C'è un cambio nel frattempo fra le fila livornesi, credo. Infatti rimane il quintetto base, forse anche quello più pericoloso per Livorno. Ultimi 32 secondi scarsi, 75 pari, vero, partita si deciderà forse l'ultimo possesso. Fallo questo netto di Santa Rosa, aveva un fallo da spendere, sì, tra l'altro Valsesia, e forse lo voleva proprio spendere per avere eventualmente la possibilità di mandare in un netto a Livorno qualora ce ne fosse bisogno. 19 secondi per tirare per Livorno e 26 sul cronometro della partita. Gianpaoli, bella uscita dalla rimessa, era un buonissimo tiro, peccato che la CFG si lotta, poi lotta furibonda, riesce vincitore Marco Perin, e qui vedete deciso tra attaccare il canestro o aspettare. Il Livorno che ha praticamente l'ultimo possesso, cioè almeno i due secondi, prova la tripla, impossibile, per in sbaglia, c'è un fallo però fischiato a rimbalzo, fallo netto, direi fallo netto, ingenuo, tanto netto quanto ingenuo su Ravazzani, due tiri liberi di capitale importanza, ancora la posizione a rimbalzo del numero 17 che chiaramente poi si è visto accoppiato contro Paulin deve sia chili che centimetri in abbondanza al numero 17. Ha fatto la cosa più preziosa della sua stagione, che ha avuto, come detto te, posizione, la spinta mi è sembrata, credo di non sbagliarmi, evidente, errore però sanguinoso per Ravazzani, il primo dei due tiri liberi, adesso il secondo è ancora più pesante. Fondamentale mettere almeno il secondo chiaramente per mettere la testa avanti per la CFG. Sbaglia però Ravazzani, chiaramente non è la sua specialità. Attenzione, ultimo secondo, Quartuccio da metà campo, prova la preghiera cortissima e andiamo così a un overtime. Adesso Ravazzani deve resettare chiaramente tutto, perché non deve abbattersi dopo questi due errori, per quanto chiaramente sanguinosi, però Livorno ha tutta la possibilità comunque di vincere la partita. Ci ritroviamo appena riprenderanno l'operazione. Vero finale al Cardio Palma, qui al Palamacchia, si va al supplementare, 7-5-7-5 con Livorno
che è stata molto brava a recuperare la partita, poi però ha avuto più di una volta la chance per vincerla con Ramazzani che a 4 secondi alla fine ha avuto 2 tiri liberi per vincere la partita, purtroppo però non essendo la specialità della casa, poi erano i primi due tra l'altro che tirava il numero 17 tutta la partita, sono finiti entrambi corti, con la preghiera di Quartuccio è finita abbondantemente corta da oltre metà campo, quindi si resetta tutto, 5 minuti di fuoco. Anche Zantarossa va a realizzare altri 2 punti per lui, raggiunge così quota 15, miglior marcatore per la Valsesia, ottima partita di fronte al suo ex pubblico che ha palamate per Walter Zantarossa. Leonardo Mariani ha fatto un secondo tempo davvero da fuori, creati sorprendentemente il campo per la CFG, va a subire il fallo e andrà in un'etta con 2 tiri liberi, Ramazzani tenuto in campo perché appunto comunque anche gravato di 4 falli, okay, in panchina, sì, in panchina, scusa, chiaramente tenuto in panchina per e abbassa così anche il tempo, faccio 15, tenuto in panchina anche per il inizialmente con Filippo Creati che realizza adesso il primo punto della sua partita. Non è facile tirare 2 tiri liberi in questa situazione, fa 2 su 2, te la sciale il giovanissimo talento livornese. Importante, pareggio a quota 77, davvero equilibrio costante ormai da diversi minuti, dopo si è concretizzata la rimonta della CFG. Cerca ancora Zantarossa, ci manca adesso contro Bruno, tiro molto difficile, sbagliato, un po' di sfortuna qui per Zantarossa, bel rimbalzo di Creati per Paoli, con Bruno, poi perde però la palla malamente, il numero 6 chiedeva un fallo, palla persa sanguinosa, pensa ben Livorno, adesso c'è bisogno di difesa, Quartuccio prova a sfidare Creati, poi Giacomelli tiro a 3 punti, c'è una spinta netta di Quartuccio al rimbalzo, un po' leggero forse Creati, il Quartuccio prova a inventarsi non so cosa, che però alla fine arriva a Zantarossa, poi lotta, rimbalzo Lorenzo Bruno e strappa alla fine il possesso con l'aiuto di Leonardo Mariani. Adesso vediamo se quando Pacifici deciderà di rimettere in campo Perin e Ramazzani, l'iniziativa di Leonardo Mariani che si resta e tira, grande partita che raggiunge quota 20, Leonardo Mariani credo per la prima volta in stagione 7 su 12 dal campo per lui, grande partita da parte del capitano, da capitano, sì, esatto, sta giocando davvero capitano qui, fallo vediamo a chi viene dato, fallo numero 6 per Gianpaolo, il quinto fallo personale purtroppo, ovviamente non credo che fosse del numero 6, però fallo sì, ma non credo del numero 6. 2 tiri liberi comunque per Gatti, Gatti che ha messo una tripla di capitale importanza. Perin di nuovo sul campo, scusami l'interruzione, ripensavo all'ultima azione, forse sarebbe stato cioè una sostituzione obbligatoria, perde sangue, perché perde sangue Leonardo Mariani dal labbro, è costretto a andare in panchina, entra sul campo Alessandro Banchi, dicevo forse sarebbe stato più opportuno per Perin sulla parità a 75 buttarsi dentro, magari cercare un fallo, invece ha preferito una tripla a distanza siderale, ma certo ne ha messe, forse anche ne aveva messa una, esatto, pochi secondi prima, ne ha messa anche di più facile, sì, di più difficile, scusatemi, quindi si sentiva chiaramente in ritmo, uno su uno per Gatti questo viaggio in lunetta, facciamo 2 su 2 e di nuovo ancora una volta parità, 2 minuti e 44 secondi sul cronometro di questo primo overtime. Ottima prova di Gatti, motore ex battipaglia e terratura. Lorenzo Bruno, un fortuna insistito da Cospasso, perde la palla, ancora difesa esperienza di Walter Zantarossa, ecco il cambio che diciamo ci aspettavamo con saper tornare in campo Nicola Ramazzani, lui è bravato di 4 falli, il Quartuccio sfida il 4-1 Banchi che
difficoltà a tenerlo più potente fisicamente il numero 4. Due tiri liberi con possibilità di, per Valsese, di tornare avanti dopo molti minuti, tornare avanti nella partita. 7-9, 7-9, due tiri liberi per Quarticcio. Finiziamo, sono rientrato in campo tra Bazzani e Perini. Tiro libero sbagliato e non di poco dal numero 4 della Jesse Valzer, comunque è stato autore secondo me di una partita che definirei ottima, 1-2, quindi 8-0-7-9 il vantaggio per Valzese. Sì, vantaggio minimo 1 per il Jesse Stipo. Fare tutta Valzese per l'azione qui, iniziativa forzata da parte di Perin, sto perdendo l'armonia offensiva al Livorno, adesso troppe iniziative personali. Valzese invece cerca di più di muovere la palla, poi Masini, bello scarico per Masini, questa è la prima cosa buona della sua partita, in un momento fondamentale. 8-2, 7-9, torna sul più 3 Valzese a time out per coach Willis. Riprende sul più 3 Valzese a 1 minuto e 42 al termine di questo primo tempo supplementare. Ancora niente è deciso chiaramente, però già il vantaggio di 3 punti diventa importante in supplementare. Secondo adesso vediamo se riuscirà a trovare qualche soluzione più di squadra. Mazzani 1 contro 1, Otozuka, beh, adesso con la mano sinistra, un po' morbida la difesa del numero 16. Comunque bel canestro, va bene. Bel canestro, da Mazzani giunge quota 18, 18 punti, 17 rimbalzi, partita solita direi, partita di grande sostanza, peccato per quei due tiri liberi sbagliati in un momento decisivo. Quartuccio qui, lo scarico per Paulino, tiro complicatissimo anche per un giocatore di talento come lui. Quindi quello che ha la possibilità di tornare avanti, 1-8-2 vantaggio ospite. Fioli, bella partenza qui, poi deve guardare il canestro in quella situazione. Ha ragione Ravazzani, in questo caso non c'è lo spazio per poter ricevere un passaggio del genere, quindi un po' timido forse il numero 16 qui, c'era bisogno magari di un essere tiro in mezzo all'area, cercato passaggio troppo difficile, palla persa per Livorno, peccato che ancora ci vuole una grande difesa. 8-1-8-2, Quartuccio sempre ad orchestrare l'attacco di Valsesia. Gatti ferma il palleggio, il Livorno deve provare ad anticipare. Santa Rossa si va da lui, tiro a 3 punti per ammazzare la partita, sbaglia, palla poi carambola oltre. Ha fatto bene però a prendersi secondo me questo tiro, perché ha preso in controtempo Niccolò Ravazzani, aveva tutto lo spazio per centrare uno dei tantissimi tiri da 3 punti realizzati, tentati e poi realizzati da Walter Santarossa nella sua carriera, e come ha detto conosce benissimo questo campo e questi canestri. Vedete adesso che è uscito Santarossa, è diventato Zucca proprio perché diciamo coach Panza vuole avere in campo Santa Rosa dei possessi offensivi, vuole avere un giocatore più centimetri contro Ravazzani. Vediamo se si andrà ancora dal numero 17, un po' difficile la presa di posizione, riesce poi a prendere un po' su questo fallonetto a parte del numero 16. Beh, bravo Ravazzani, anche di insistere nell'uno contro uno. Adesso vediamo, due tiri liberi non facile andare adesso, 15 secondi dal fine della partita, due tiri liberi ancora una volta Cunetta, dopo averne sbagliati due di capitale importanza. Sarebbe importante almeno segnare uno per impattare nuovamente il risultato. Due liberi per il numero 17, ma corto ancora una volta, ancora drammaticamente corto. Almeno il secondo e lo metto a bersaglio, non facile questo tiro libero, assolutamente difficilissimo. 8-2, 8-2, ultimi 15 secondi, ultimo possesso probabilmente per Valzese, time out per coach Panza.
15 secondi per l'ultimo possesso probabilmente della partita per Valcesia. Qualità, sceglie di commettere fallo, vuole avere l'ultimo pallone. Coach Quilici, Coach Quilici, scelta coraggiosa. Sì, due tiri liberi per Tomasini. Quinto fallo, credo, no, quarto fallo di Mariani. Mariani fuori banchi e Bruno rientrano per il Ravazzani per l'ultimo possesso, forse. Quindi vediamo anche quale sarà poi la scelta. Coach Panza, chiaramente molto dipende da questi due tiri liberi. Sbaglia Tomasini, che davvero non è la sua partita. Sbaglia il primo, Tomasini abbiamo un secondo fondamentale, molto freddo, manda a bersaglio. C'è un cambio, 8-3, 8-2, 13 secondi e 6, diventa Giovanni fuori Santa Rossa, con la gente fresca in difesa, Coach Panza fuori banchi, no, rinuncia al cambio Coach Quilici, non c'è il cambio, quindi resta tutto com'è. Adesso Livorno deve trovare un tiro, secondo me, costruito, almeno un minimo, almeno poi di passaggio, almeno un blocco, e non un'azione uno contro uno insistita di Perin, che certo ha questa capacità, ma ultimi 10 secondi, Perin, palla in mano, uno contro uno, ultimi 5 secondi, forzatura di Perin a bersaglio, attenzione, mancano ancora 3 secondi, Quartuccio ancora affidato a lui la preghiera a metà campo, non va, vince una grande partita a Livorno Marco Perin, ancora lui dimostra di avere davvero degli attributi incredibili. Va a bersaglio dopo una partita con cui ha litigato con il canestro. Tiro davvero di grande personalità. Va a bersaglio, grande, grande canestro da parte del numero 4. Grande vittoria per Livorno, soffertissima all'overtime. Insomma, grande successo, importantissimo, Livorno che impatta a 8 punti Valcesia. Adesso grande esultanza, vedete Leonardo Mariani a mio avviso MVP della partita insieme a Ravazzani e a Perin. Comunque grande prova di orgoglio da parte di tutta la CFG. E a questo punto direi anche grande scelta di Coach 15, quella di fare fallo per avere l'ultimo possesso. Non ha voluto rischiare, diciamo, di difendere, non ha voluto dover magari poi inventare un tiro in pochi decimi, ha voluto l'ultimo possesso. Grande poi tiro contro due avversari di Marco Perin, che va così a bersaglio. 8-4-8-3, vittoria per la CFG. Ci ritroviamo tra due settimane qui al Palamacchia. Un saluto e un ringraziamento da Gioia Vannucci, Edoardo Tamario.